Fino all'ultimo in tanti hanno sperato in un dietrofronte, invece non c'è stato. Monsignor Sandro Salvucci, 57 anni, già arcivescovo di Pesaro dal 1 maggio scorso, è stato nominato alla guida anche di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado. A nulla sono serviti gli appelli di istituzioni e cittadini che si erano mobilitati con una raccolta firme e con la costituzione di un comitato. L'ufficialità è stata data sabato scorso nella cattedrale di Urbino, dove l'arcivescovo Giovanni Tani ha letto quanto comunicatogli dal nunzio apostolico. La lettera è datata 27 dicembre 2022, ma essendo sotto segreto pontificio non poteva essere resa pubblica prima delle ore 12 del 7 gennaio. La notizia di un nuovo vescovo, più giovane di me di quasi 20 anni, quindi ci si aprono prospettive di dinamiche nuove, di idee nuove. Monsignor Sandro, conoscendo già in parte quanto stiamo facendo, si metterà a portare avanti il nostro cammino iniziato. È seguita la lettura di un messaggio inviato da Monsignor Salvucci, poi divulgato tramite un video, nel quale l'arcivescovo si è rivolto direttamente alla diocesi. Si tratta di un passaggio senza precedenti per Urbino, e direi anche per Pesaro. Doloroso, certamente non facile da accettare, ma cercheremo insieme, vescovo, presbiteri, diaconi, consacrate, consacrati, fedeli laici, di leggere i segni dei tempi per aprirci alle novità che lo Spirito sta preparando per il futuro delle nostre chiese e coglierne insieme le opportunità positive. Personalmente impegnerò tutte le mie energie per essere vicino alle comunità, a partire da quelle più sparse e periferiche. Permettetemi però di usare un'immagine che traggo dal mondo della musica. Il vescovo non è un solista, ma piuttosto è simile a un direttore di orchestra. E se l'orchestra si allarga e si arricchisce di strumentisti, la possibilità che tutti insieme possano eseguire una musica più bella e più ricca è la grande sfida che questa unificazione ci mette davanti. Vi benedico tutte e tutti, i patroni San Crescentino, San Cristoforo, San Michele Arcangelo e la Vergine Maria veglino sul cammino della chiesa di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado. Pregate per me. La pace sia con voi. Salvucci si insedierà nel primo periodo di Quaresima. Non me lo aspettavo, ha commentato il sindaco Maurizio Gambini, che sui social ha pubblicato un videomessaggio. Accogliamo con sdegno questa decisione che non potremo mai condividere e, aggiunto, adotteremo tutte le azioni necessarie per poter incidere senza mollare. Sicuramente noi ancora faremo tutte le azioni necessarie per poter riuscire ad incidere, non mollare su questo punto. Io chiedo a tutti i sindaci e a tutte le popolazioni che sono del nostro territorio a non mollare, perché ecco, essere stati traditi dalla politica spesso siamo abituati, e questo non mi sorprende più di tanto, ma che anche la Chiesa adesso si accodi a questo metodo di spogliare le aree interne solo per un fatto di numeri, oppure magari anche per avere una sostenibilità maggiore per quelle aree che spesso sono più avvantaggiate ma che non sono così virtuose. Veramente le persone di questi territori, di Urbino ma di tutto l'entroterra, hanno bisogno della vicinanza di questa istituzione religiosa che veramente seguono sempre con grande impegno e con grande devozione. E quindi io credo che abbandonare da parte della Chiesa questa gente sia veramente un atto che non doveva essere fatto. Ma perché non poteva essere fatto? Non poteva essere cancellato con un colpo di spugna, con un messaggio così mandato sul web da parte del nuovo vescovo per una decisione già presa per cancellare storia, una storia millenaria. Io credo che questo non sia degno di un'istituzione ecclesiastica come quella che loro rappresentano. Quindi invito tutti i miei colleghi sindaci veramente a riunirci e a pensare che non è detta l'ultima parola, perché noi non possiamo ancora una volta nel nostro entroterra così impoverire le nostre popolazioni.